Però esistono anche altri modi per far notare fatta maggiore le sue bellezze e il suo fascino. E chiamo l'amico e socio Pio del Prete. Pio del Prete, per chi diciamo voi siete giovani, ma per chi è su Facebook e su YouTube è un mito, perché Pio è uno dei più grandi chitarristi jazz rock della, diciamo, della nostra zona, è uno dei più grandi chitarristi jazz rock anche italiani. E quindi lui, in un empito di amore per la città, ha creato questo video che fra poco vedrete. E chi vuole conoscere meglio Piero del Prete, certamente voi che siete dei fruitori di Facebook e di internetiani e di YouTube, cliccate il Piero del Prete e vedrete che cosa c'è. Quindi vedrete, diciamo, una musica sublime, diciamo, rock, jazz, per cui è una musica più affine al nostro modo di sentire, al nostro modo di concepire la musica. Lascio in questo momento a lui di presentare il suo video, che come vedrete è un video molto appassionante. Grazie, buongiorno a voi, grazie per l'attenzione. Vi voglio dire il perché di questo video su Fratto Maggiore, cosa c'entra la musica con Fratto Maggiore, cosa c'entra la musica in questo momento. Beh, una cosa vi riguarda, perché questo video è stato fatto prendendo ad esempio Fratto Maggiore, ma indubbiamente sono coinvolte tutte le città del nostro territorio, tutte le città che purtroppo sono sofferenti. Noterete che all'inizio del video Fratto Maggiore è ripresa nella sua caoticità, quindi ricordo di aver fatto queste riprese, il teleoperatore erano circa le 5 del pomeriggio, noi sappiamo che alle ore 17, tranne insomma, le paesi dei professori, insomma, Fratto Maggiore è impossibile la percorribilità. E quindi quando una città vive il dramma caotico della... ecco, anche voi che purtroppo nascete, vivete in questo tempo, non avete l'immagine della bellezza invece di quello che possiamo conservare noi. Io mi ricordo che mi sono emozionato guardando le cartoline di Fratto Maggiore, quelle cartoline in bianco e nero. E ogni volta che passo per Fratto Maggiore, ma che passo per l'Interland, io non vedo più la città, non vedo più la bellezza, non vedo più l'anima che probabilmente ci hanno messo gli architetti nel costruire le palazze, ci hanno messo il popolo che conserva le tradizioni. Noi viviamo, ma viviamo un tempo veloce, viviamo lo stress della città. Allora io mi sono chiesto, come faccio io a riproporre quella cartolina? Come faccio io a... vorrei darvi l'emozione, vorrei dare l'emozione a chi vede queste cartoline che ovviamente non sono più contemporanee. E allora io che cosa ho fatto? Pensate, sono sceso con la chitarra, con una tube, alle 4 del mattino, Franco te lo sai benissimo, abbiamo fatto diverse presentazioni, e quindi ho catturato Fratto Maggiore di notte, anzi le prime ore del mattino. Infatti il video si chiama Before the Sun, prima del sole, perché nacque la colonna sonora che poi ho composta, che poi è andata a finire su un disco, che lo potete trovare anche sui digital store come iTunes, Amazon. Voi sarete molto molto pratici di questi programmi, quindi questa colonna sonora composta da me la potete trovare e scaricare. Anche il video potete trovare su YouTube, che si chiama La tua città di notte, Before the Sun. Quindi io vi esorto a cogliere queste sfumature di questa Fratto Maggiore, che è ipoteticamente la vostra città. E adesso credo che ci saranno ragazzi di Fratta, di Spagna, di Fratta Minore, di Orta, insomma, dell'Interland. Quindi Fratto Maggiore è San Campione, ma è la vostra città, che di notte, se voi dormite, ma di notte potreste cogliere veramente la bellezza di quelle tradizioni, di quei palazzi, di quel popolo che vive ancora. E per darvi l'essenza, l'emozione, pensate, con me è scese una ballerina che ho portato danzando nei vicoli della città,
proprio per dare questo aspetto di passionalità, di amore per la città. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi esorto a seguire le indicazioni del dottor Montanaro e dopo della persona che vi parlerà e di questo indirizzo che è molto importante. Noi dobbiamo essere conservatori, se non sappiamo da dove veniamo, non possiamo andare lontano, non possiamo andare nel futuro, è come se andassimo brancolando nel buio. Noi dobbiamo acquisire più coscienza di quello che siamo, i nostri genitori, i nostri nonni, ok? Siete d'accordo? Se siete d'accordo fate un applauso. Non voglio dilungarmi, quindi buona visione.